Un'altra verità, il romanzo d'esordio di Gerardo Petretti, Il Noir, una storia coinvolgente che indaga a fondo l'animo umano, racconta di Tommaso, cresciuto nella vergogna di aver avuto un padre drogato, che ha dato l'avvio al fallimento della grande azienda familiare. Per farsi una nuova vita, diventa un manager molto stimato, pur rimanendo incapace di scacciare le ombre del suo passato. Sarà una videocassetta registrata dal padre a svelargli la verità sulla sua famiglia, legata alla malavita di Salerno, alla politica e alla sete di potere senza scrupoli. Dopo la scoperta, il protagonista entrerà in un mondo in cui non è abituato e arriverà anche per lui il momento di sporcarsi le mani. Da diversi anni la nostra è una società basata sull'immagine e ci sono persone che hanno costruito il loro successo sui social attraverso la propria immagine, e questo è un aspetto che mi ha sempre incuriosito, perché siamo abituati a vedere soltanto un lato delle persone e molto spesso questo è un lato felice di successo. Di conseguenza mi sono sempre chiesto poi intimamente cosa le persone che conosciamo o le persone che siamo abituati a vedere attraverso i mass media, cosa nascondono, se hanno dei segreti, se la loro è una vita appunto basata solo sull'apparenza o meno. E quindi in questo primo romanzo ho voluto sviluppare tra gli altri proprio il tema delle apparenze. Tra i vari personaggi c'è ad esempio un casellante di autostrade che in realtà come secondo lavoro fa il pedinatore, oppure una brigata di chef di successo che a fine turno compie altri tipi di lavori non proprio puliti, o il politico affermato che in realtà opera secondo logiche criminali. Un'altra verità è un noir ambientato principalmente a Salerno, il cui protagonista è Tommaso D'Amato, che è uno stimato manager che vive in realtà a Milano, ma è di origini salernitane, come la sua famiglia, che a partire dagli anni 60 costruisce un impero nel settore delle costruzioni proprio a Salerno. Impero che però crolla in seguito al suicidio dei genitori di Tommaso, avvenuto quando lui aveva pochi anni, era solo un bambino. Tommaso crescerà dunque nella vergogna di questo suicidio, nella vergogna di aver perso quello che era una grande impresa familiare, ma poi scoprirà che in realtà le cose non sono andate esattamente come gli sono state raccontate, e questo lo scoprirà un po' per caso.